sta registrando. Con l'emendamento presentato dal consigliere Bevacqua e da
altri consiglieri. Anche qui abbiamo un parere positivo da parte del dirigente dell'ufficio tecnico. Vuole leggere nel momento? Bisogna che ve lo rileggo, ricordatevi di cosa si trattasse, sì? Nessuno mi. Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal consigliere Bevacqua e da altri colleghi. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Adesso passiamo alla votazione della proposta delibera così come emendata. Variante progetto approvato dalla lettera 54.2 presentato sulla Calos per la realizzazione di un'area commerciale per la vicino violente e parco attrezzato con annessa attività commerciale. Espressione di indirizzo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consiglio approva. Prossimo punto all'ordine del giorno. Regolamento per l'assegnazione della gestione di interventi a tutela dell'ambiente urbano a soggetti privati e sponsor. Prego, consigliere Panassi. Esprimere e relazionare brevemente, la prego, assessore.
importante per il paese di Giardini, anche se il paese è dotato di... qualcuno dice poco, ma io invece penso che il verde, gli interventi sul verde, sulle aree, sugli spazi verdi, così come impostato da questo regolamento, può tornare utile sicuramente all'ambiente che ci circonda, diciamo. Quindi è una bella iniziativa che io già adesso sposo positivamente. Prego, assessore Cavallo. Perché si era insaziato per la mancanza di completamento delle istanze. Diciamo che ho avuto anche spinto dalla richiesta di voti di cittadini, anche di associazioni di volontariato, di privati, che hanno chiesto un coinvolgimento diretto nella gestione del verde o degli spazi che sono sul territorio. Ho pensato di andare a fare una sorta di elettronica per coinvolgere sia i presenti di persone fisiche, di associazioni, scuole, condomini, sponsorizzazioni, la possibilità di poter implementare e sensibilizzare il messaggio di ogni uomo che possa migliorare e tenere il modo della Grazie assessore, ci sono interventi da parte dei colleghi. Se non ci sono interventi possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole all'iniziativa? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Prego, consigliere. Di un repertorio delle associazioni, cioè una sorta di albo
semplicemente per fare una sorta di censimento di quelle che sono le realtà associative di giardini e che appunto raggruppandoli in categoria a seconda del progetto sociale, dell'attività in cui operano, nel settore in cui operano, permette appunto all'amministrazione comunale di svolgere poi quel ruolo propulsivo della valorizzazione del mondo del volontariato urgente, partendo dall'idea di sussidiarietà orizzontale che costituzionalmente esercita, anche costituzionalmente sancita, per cui pubblico e privato si trovano a lavorare insieme per il raggiungimento di Se
apertura della, alla ripresa dei lavori, di cercare un pochettino, poi se avete modo di chiarirvi, io me lo auguro, lo spero personalmente, ovviamente, ma credo tutti, anche tutti i colleghi, questo vale anche per il consigliere Sterrantino, perché anche lui è stato coinvolto prima e successivamente il consigliere Roducco, sperando che per il proseguo dei prossimi consigli, dei prossimi incontri, ci sia più tranquillità e più chiarezza nel confronto. Grazie. Se non ci sono interventi, credo c'è un intervento prima il consigliere Di Stefano e poi il consigliere Sterrantino. Prego. Domani già da ora stabiliamo la data dove ci possiamo riunire
e parliamo di questa proposta, e fra una settimana si va a votare. Non vedo, diciamo, perché si devono andare a fare paragoni che non hanno né testo né coda completamente. Grazie. Prego, consigliere Fossi. Dichiarazione di voto, Presidente. Io ritengo una proposta veramente buona e quindi meritevole l'approvazione. Non mi ricordo se non abbiamo discusso o meno, siccome sono sempre assente alle riunioni di maggioranza, come è stato detto, senza polemica, però me la sono letta. Quindi io ritengo che sia meritevole l'approvazione di essere vagliata questa sera in sede di Consiglio Comunale, anche perché abbiamo perso parecchio tempo per una variante al PRG, potremmo perdere 10 minuti in più per una proposta che ritengo seria, a parte che sia il proponente sia il sindaco, a parte questo. Ritengo una proposta veramente seria e meritevole di essere discussa. Poi passi o non passi stasera, questo è un altro discorso. Grazie. Grazie consigliere Posto. Altri interventi? Tocca a valutare la proposta del consigliere Di Stefano che propone un rinvio. Ci sono altri interventi per capire un attimo l'indirizzo che si vuole dare alla proposta. Prego consigliere Di Stefano. Se il problema è di capire meglio la proposta, secondo me è veramente semplice e lineare, niente di particolare. Però se è il caso di rivolgere alla meglio, mi dispiace per il consigliere Posto che si era già espresso con la dichiarazione di voto, perché dobbiamo andare dietro un pochino al rituale in questo senso. No, però l'ho detto precedentemente. Ho detto precedentemente all'intervento del consigliere Posto, che c'era una proposta di rinvio. Poi sì, la richiesta di proposta era preventiva dell'intervento. Se si ricorderà, sì, sì. Poi è intervenuto dalla no, ma infatti io mi scuso che il consigliere Posto che si era già espresso come dichiarazione di voto, quindi è tornato indietro prima che non poteva arrivare. Però se in caso non ritiriamo, lo parliamo anche. Siamo insieme tutti. Prende l'impegno per il prossimo consiglio comunale, diciamo, in ogni caso, perché domani c'è una domanda importante, diciamo, ed è valida, diciamo, se deve impegnare l'impegno di portare al prossimo consiglio comunale. Indipendentemente da come sarà la votazione, l'impegno, in ogni caso, nella parte della presidenza c'è sempre stato tutte le proposte, magari qualcuno è arrivato un po' in ritardo, qualcuno sempre per motivi tecnico-burocratici, ma le proposte devono arrivare in consiglio per forza, obbligatoriamente per motivi di legge, e quindi sono obbligo di questa presidenza. Vabbè, allora mettiamo la proposta del consigliere Di Stefano ai voti per un rinvio con l'impegno di inserirla nel prossimo consiglio. Chi è favorevole? Per il rinvio, scusate, 3, 5, 5. Thank you.